Non ci credeva nessuno che avresti smesso, coach D'Agostino. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. No, no, chi ha detto che volevo smettere? Queste notizie che te l'aveva data? Prima, durante il tuo incontro con i giocatori. Stiamo ovviamente scherzando. Vi presento il nuovo allenatore del Villa San Giovanni. Una nuova esperienza. Salutando la Botteghelle Basket, penso sia doverosissimo. Più che doveroso, naturalmente. Il Botteghelle è la squadra con cui sono cresciuto, l'ho detto tante volte, però sai, l'esperienza che abbiamo fatto in questi, non 4 anni, in questi 20 anni, perché poi alla fine io ho realmente iniziato con loro, quindi sono passati quasi 20 anni, quindi abbiamo chiuso questa esperienza secondo me in un ottimo modo e ora pensiamo a quello che dovremo fare quest'anno. Che squadra sarà il tuo Villa San Giovanni? Cosa hai in mente? Ma una squadra, penso, spero divertente, cioè io quello che dico sempre ai ragazzi è che loro per far bene sicuramente si devono divertire, prima in allenamento e poi durante la partita, e anche chi viene a vederci naturalmente dovrà divertirsi nel vederci giocare. Parlavo prima al presidente Versace che molto spesso, purtroppo o per fortuna, arrivo prima sulle notizie di mercato. Vabbè, abbiamo quasi il monopolio, lo possiamo dire, ma quando è stato che Sebi D'Agostino è stato vicino al Villa San Giovanni? Questa mi è sfuggita. Che Sebi D'Agostino è stato vicino al Villa San Giovanni? Prima di iniziare l'esperienza col Botteghelle di 4 anni fa, l'estate precedente appunto al mio passaggio dall'allora settore giovanile della Viola al Botteghelle, Salvatore, mi ricordo durante un torneo, uno dei tornei estivi che si svolgono nel nostro lungomare, si era avvicinato chiedendomi appunto se volevo allenare la sua squadra. Santo Pazzano e Consolato Scordino. Santo Pazzana e Consolato naturalmente sono due giocatori che io ho voluto tra virgolette fortemente, perché sono due giocatori che appunto ho allenato per ormai diversi anni, li conosco benissimo, so quello che possono dare dal punto di vista sia tecnico ma anche dal punto di vista proprio dell'impegno e della serietà, quindi sono due ragazzi a cui ho pensato immediatamente nel momento in cui mi è stata proposta questa avventura. Potrebbe essere un anno importantissimo per il futuro dell'impiantistica del Villa San Giovanni, il sogno di tutti gli sportivi, specialmente la dirigenza, è quello di giocare qui a Villa San Giovanni. Ovviamente hanno ingaggiato un coach che di problematiche sugli impianti l'anno scorso ne ha vissute parecchie. Sì, naturalmente, guarda, non solo per la dirigenza Giovanni è importante giocare qui a Villa, secondo me è importante per tutti. Io ho parlato con tutti i ragazzi, dal più giovane al più grande, e per loro giocare un'altra volta qui a Villa sarà fondamentale per un discorso, sai, di territorio, di coinvolgere magari anche la città, che naturalmente in questi anni forse si è un po' allontanata per colpa del fatto che la squadra non ha più giocato a Villa, quindi per noi sarà molto importante questa situazione. Chi è più forte, Lamezia Rende o Lavis? Sono queste le tre principali candidate. Ovviamente è prestissimo, si gioca ancora a figurine in questo basket mercato, manca qualche tassello, ma probabilmente sono le tre squadre al momento di un livello superiore. Sì, naturalmente grazie al tuo impegno siamo appunto, abbiamo saputo dei movimenti di mercato di queste tre società. Ora io onestamente alcuni giocatori, devo essere molto onesto, non li conosco perché non li ho visti mai giocare, ho sentito solo i nomi e ho sentito anche delle caratteristiche. In questo momento dirti chi delle tre potrebbe essere la favorita non saprei, mi viene in mente naturalmente Lamezia, che l'anno scorso ha vinto il campionato ed è arrivata, come sappiamo, a forse un canestro dalla promozione, secondo me meritata in Serie B per quello che avevano fatto durante l'anno. Quindi io ti posso dire in questo momento forse metto davanti Lamezia, ma è un punto interrogativo molto grande perché, ti ripeto, non conoscendo bene le altre squadre, non avendole visto giocare, è soltanto un pur parlé. Allora, Sebi D'Agostino ha firmato per uno dei presidenti storici di questo movimento di basket regione, Salvatore Versace, però permettetemi, volevo un tuo messaggio personale alle nostre telecamere per Antonio Musolino. Per Antonio Musolino c'è poco da dire, Antonio. Cosa devo dire? Devo dire di continuare con quello che hanno fatto in questi
30 anni di attività del Botteghelle, che hanno sempre fatto il meglio soprattutto per i ragazzi. Questa è la cosa importante. Il loro primo obiettivo era quello di dare ai ragazzi l'opportunità di fare dello sport, che è una cosa in questo momento molto importante, di continuare, di ripartire da quello che loro hanno pensato giusto, ossia un campionato di Serie D, che a questo punto è la loro dimensione, e hanno fatto la scelta a questo punto penso giusta, e di continuare con quello che hanno fatto in questi 30 anni. La Viola può addirittura vincere questa gara. Scialabba per la Rocca, deve tirare, Jovicevic da due, realizza Pavle Jovicevic, è il canestro della vittoria della squadra di basket Viola, anche se c'è qualche centesimo per la Botteghelle. Sebi D'Agostino, prontissimi, Schiavone alla battuta, passa la palla a Scordino da tre. Realizza! Consolato Scordino, la Botteghelle vince! Incredibile giocata di Consolato Scordino! La palla inizia a ballare! È una vittoria clamorosa per il gruppo della Botteghelle Basket, che è andato diretto al presidente Musolino.